Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Viaggiatori. Qui con me c'è Alves. Salve a tutti ragazzi. Aspetta che si è fatto un attimo buio, quindi scendi un attimo e parla un po' più alto perché ti si sente basso. Allora, ragazzi, siamo ritornati di nuovo in questa stupidissima serie. Stupidissima, no. Hai detto? Sì, perché siamo già dietro. Ah, ok. Aspetta, prima dormiamo, poi vi spiego un attimo delle cose. Poi vi spiego Valerio. Vabbè. Allora. Nella quella specie di vlog che ho fatto, se possiamo chiamarlo così, ho spiegato un po' le cose. Avevo detto che le serie Minecraft non sarebbero continuate perché Aternos ha chiuso, ma a quanto pare la settimana scorsa o due settimane fa, non mi ricordo, l'hanno riaperto e hanno cambiato molte cose, perché prima dava molti problemi quando dovevi creare, cioè, la tua partita, cioè startare il tuo game. Invece ora hanno cambiato il metodo con il refresh, ovvero che ogni volta che tu fai il refresh ti cambia la posizione in cui ti trovi. Cioè, tipo, ci vogliono 13 minuti di attesa. Tu ogni 5 minuti devi fare il refresh per non disattivare lo start del tuo game. Per non perdere il posto. Sì, per non perdere il posto. Ogni volta che fai refresh, comunque, ti mette, cioè ti aggiorna comunque la posizione e ti dice quanto tempo ancora devi aspettare. Anche se non lo fai, però devi fare il refresh, perché a volte alcuni creano delle partite e si dimenticano proprio che le hanno fatte, quindi stanno in attesa per niente e fanno perdere ancora più tempo. Anche se a volte ti puoi dimenticare stesso tu, che ogni 5 minuti devi andare a controllare. E tipo, per startare sto server ci ho messo 30 minuti. Dovevamo attendere ogni 10 minuti per far partire il server. E io mi sono dimenticato due volte di mettere refresh. Quindi immaginatevi le crisi che mi sono fatto dire, le bestemmie che mi sono partite. Dai, comunque, noi avevamo detto che siamo ritornati. Cosa? Siamo ritornati finalmente. Ah, tanto sì, tempo. Questo è vero, dopo lunghi mesi siamo rimasti con le serie proprio fuori. Cioè, ci siamo anche rimasti male quando abbiamo saputo che Aternos aveva chiuso per un certo periodo. Vabbè, per un mese e qualcosa ha chiuso, poi ha subito riaperto. Cioè, penso che stava facendo manutenzione e ha sistemato un po' le cose. Comunque, noi abbiamo quasi finito casa, cioè almeno Alvis ha detto così, che ha quasi completato casa. Casomai, se alcune scene io controllo, comunque mi vedo tutto l'episodio da capo, se ci sono scene molto noiose, comunque io taglio direttamente senza perdere tempo. Tipo, questo episodio lo registreremo tipo un'ora, ci perderemo un'ora, però in quell'ora comunque usciranno 15 minuti, perché comunque Minecraft è un gioco, alla fine, per fare un gameplay su Minecraft c'è bisogno per forza di taglio, almeno uno dei pochi giochi che ha per forza bisogno di un taglio. Poi ci sono altri giochi comunque, i tagli sono minori, o almeno credo così, o almeno ho visto io da molti youtubers. Cioè, poi c'è FaVJ ad esempio, che taglia tutto, però vabbè, ognuno ha il suo metodo di fare video. Nessuno sta dicendo, sta giudicando queste cose. Ma no, dillo tu, Alvis, che tu sei un amante di FaVJ. Sì, a me piace FaVJ, perché anche io lo seguo, non lo seguo. Però dico, cioè, i miei preferiti più che altro sono quei due sul server. Vabbè, tanto lo sì, sai tu, che ti ho rotto anche le palle a te, probabilmente. Sì. Vediti il video. Comunque, che ci sono dei bulli, non conviene ucciderli, casomai li prendiamo, ce li portiamo. No, facciamo il farm. Vabbè, tu nel mentre finisci un attimo la casa, che io sto prendendo un attimo la sabbia per fare il vetro, che così completiamo un attimo le cose, così ci leviamo un attimo il pensiero, che comunque abbiamo finito la farm. L'agricoltura, e abbiamo finito casa. Spero, almeno spero. Poi vabbè, se facciamo qualche modifica più in là, però adesso completiamo un attimo queste cose, così ci leviamo il pensiero. Ci leviamo il pensiero, ho detto ci leviamo il pensiero. Let's go. Miau. Oh, la re.
Mi sono fatto male. Sento uno strano rumore provenire dal tuo microfono. Non so, non credo che sono io, ma sei tu probabilmente. No, sei tu. Non è vero. Comunque ho raccolto 53 pezzi di sabbia, ce la facciamo, no? Sì, Madonna, ma perché fai? Dobbiamo mettere 50.000 cubi di vetro. Perché casa di vetro? Per niente. No, io volevo fare. Volevo casa finire. Penso che finisce quando andiamo nel Nether. Casa finirà quando andremo nel Nether. Cosa vuol dire? Yes. Yes, we perché can. A me non mi piace questa cosa. E ci voglio mettere quelle luci. Quelle là. Nel Nether. Ah, aspetta. Muoviti. Un attimo. Muoviti. Dai, veloce però. È notte con zero. Proprio da truzzo time. Tu mi sai. Vado un attimo a completare. Aspetta, io ho il pane, ma ti serve del cibo a te? O oh, stai bene? No, sto bene. Ok, no. Io caso mai faccio i panini. Sto bene. Me li tengo io. Caso mai se ti serve qualcosa da mangiare, ci sono. Ho fatto 6 pezzi di pane. Dai, completo un attimo questa zona. Hai fatto tu la porta, Cosmai? Ok. Perché hai messo il legno? Mettevi il vetro, no? Ce l'ho. No, troppo. Basta. Troppo vetro. Sì. Prima hai detto cena a me deve essere tutto vetrato, poi ti lamenti che c'è troppo vetro. Sì. Io vado giù in caverna. No, aspetta, prima di andare in caverna, aspetta me. Perché mo vengo anche io. Voglio un attimo finire qui, che così abbiamo completato un altro obiettivo. Cioè, più altro l'abbiamo già finito, credo. Però dobbiamo finire un attimo qua. Mancano altri pezzi di vetro. Quasi quanti due ci stanno qua. Ma tu c'hai il coglione. Cosa c'ho? Tu hai detto c'ho cosa? Vorrei sapere anche. No, ho messo il vetro, ma. Madonna, ho messo il vetro, ma. Vabbè. Dislessia, portami via. Buonasera. Sono Valeria, non so parlare. No, mi serve il cazzo di vetro. Ma ce l'hai tu? Mettilo. Due. Ah. Due. Non c'è un cazzo. È un poverello anche tu. Vabbè, vado a prendere altro. Già non riuscirò a uscire da questa cazzo di porta. Andiamo avanti. Ecco ragazzi, finalmente abbiamo completato il nostro vabbè, vaffanculo porco Giuda. Bella ragazzi, finalmente abbiamo completato il nostro altro vaffanculo ancora. Bella ragazzi, finalmente abbiamo concluso quest'altro obiettivo. Ci siamo riusciti finalmente. E possiamo andare avanti. Aspetta, io c'ho del vetro, ora te lo porto per completare quella cazzo di casa. Che ormai sono anni che la stai facendo. Però va bene. No, non è vero. Sto arrivando, sto arrivando. Allora, vediamo sta cazzo di porta. Sto arrivando sopra, eh? Ma tu sei sopra o stai giù? È giù. Da quanto cazzo è vetrato? C'è più vetro in questa casa che in tutte le case di Minecraft. Porco, io odio sta merda. Ma perché non sai mettere del vetro? Ma che cazzo ne so con il vetro? È giù. Bello, stiamo facendo la casa bella vetrata. Facciamoci. C'è più vetro. Che casa. Strane finestre ci sono in questa casa. Sano l'amore. Vabbè, comunque finiamo casa, eh. Andiamo un po' in miniera. Che ci servono i materiali. Aspetta. Mi serve pietra, anche la pietra mi serve, insomma. Un po' tutto mi serve. No, prima cosa, aspetta. Devo posare un po' di roba, che c'è troppa roba. È inutile che mi porto sempre questa mannezza. Allora, posiamo il legno, almeno la maggior parte. Portiamoci un blocco di 64. Questo me lo porto. Questo invece lo portiamo, questo possiamo posare. Questo lo posiamo. Il grano, dove cazzo lo metto? Aspetta, no. È uscito un pulcino, che mazzo. Non lo ammazzare, che ci serve. Aspetta.
Dove cazzo la mettiamo la carne? Mi porto 64 di queste. Questo faccio i panini. Allora mi serve un po' di oggetti da fare. Tengo 11 panini. Tieni, 4 a te. C'è. Col cazzo. Col cazzo? Salute. Grazie. Sai, mi sono dimenticato di portare il carbone. Vabbè, poi lo prendiamo. Mi serve adesso, perché devo fare le torce. C'ho manco le torce. Ce l'ho io, ne ho 23. Vieni un attimo presso me. Ok, ho trovato il carbone, perfetto. Subito l'ho trovato. Sì, ma a noi ci serve per cucinare, no? Serve anche per che? Fare le torce. Perché sennò non possiamo esplorare manco il cazzo. Allora, ragazzi, mentre che noi schiaviamo, vi racconto una storia. Nessuno vuole sentire le tue storie strane. Allora, ragazzi, ci stanno una lepre e un pesce. Lava, scendi. Scendi dalle stelle. Copyright. Ti bannano dal mondo. Non è te. 5 secondi. Comunque ti banna. Tu mi banna, stronzo. Conferma. Si vede una minchia. Sto trovando. E metti torce. E la sto mettendo, sì, ragazzi, comunque un cazzo. Perché tu ci hai lasciato. Ma dai, c'ho un sacco di oro. Sto trovando un sacco di oro. Io c'ho 10 di oro e 72 di ferro. Possibile. Non giù. Perché sennò saresti molto emozionato da piangere a terra. Ma diciamo. Appunto, visto? Vabbè, l'importante è che abbiamo già le armature, quindi è un gran passo, quindi lascia stare. Lascia perdere, dai. Mi sono perso. Bravo. Pare. È iniziato bene questa scena. Sai, avevo tipo intenzione di crearti un... tipo... Tutte le volte che mi perdo, io non le brutto, non so andare, perché mi perdo, sempre. Come fai a perderti? Non lo so, perdo il filo. Perdi il filo? È perché metto torce qua, di là, mi sembra sempre le stesse cose. Ah, perché metti le torce a cazzo, probabilmente. Bravo, bravo, hai capito. Non è che ho capito, è che tu sei stupido. Quanto ferro hai tu? Aspetta. Qui non c'è un cazzo, quindi saliamo di qua di nuovo. Vuoi venire con comunque me? Comunque ti ho visto, dove stai? Ho letto il tuo nome, sì, sei un po' più lontano di me. No, mi sono ritrovato. Ah, ok. Cogione, senti una cosa. Vieni qua da me. Che andiamo là giù a bucato da solo, se muoio su cazzo nostro. Io non so niente, non voglio sapere niente. Ah, ecco dove stai. Del tipo darti un colpo. No, o farlo fa. Sai come sarebbe divertente? Aspetta, ma faccio un attimo le torce così là. Sento i zombie, occhio, eh. Questi ci buttano giù, è finita. Vai, ho fatto le torce, aspetta. Oh mio Dio. Ma dove stai? Giù. Ti sei buttato giù, ma sei scemo. Ti vedo morto. Sono morto. Davvero? Che coglione. Sto scendendo. Mazzi. Ho preso tutta la tua roba. Non lo so se riesco a prendere tutto. Ma infatti bene. Non riesco a prendere tutto. Sto bene. Comunque dai, ci vediamo nel prossimo episodio. E continueremo comunque la nostra esplorazione qui in quel prossimo episodio. E vabbè, cioè, non registreremo 50 minuti solo di questo. Faremo, cioè, appena troveremo qualcosa, rimaniamo i pezzi più importanti. Poi dobbiamo comunque tornare a casa e completare le ultime cose che dobbiamo completare. Va bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Qui da Yamamoto e da Alvis. Ciao a tutti. Ciao.